Buongiorno, oggi finalmente non sono da solo, sono con mio fratello che si è degnato di venire in montagna e come potete capire dall'abbigliamento e dall'attrezzatura non l'affronteremo proprio nello stesso modo. Oggi allora siamo sopra Cogni a Gimiglian, paesino stupendo con una vista, inutile dirlo, il gran paradiso, cioè spettacolare, e si sale al bivacco, dove sta? Bivacco Muggia 2850, per tentare domani mattina presto, più presto possibile, perché ovviamente alla sera lavoro a Savona e si tenterà la salita alla punta Tersiva, niente poco di meno che 3500 metri, ragazzi, pazzesco, non ce n'è molte di vette a 3500 escursionistiche. E niente, tentiamo questa impresa e insomma. Porterò questo destriero del 1996 a questa impresa storica a 2800 metri. Ma buttala giù! Treno davanti, la porteremo a 3500 a braccio e poi la lasceremo sopra. Gomma posteriore slick, consumatissima. E cambio rotto e. Sì, bla 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 bla. Un'impresa incredibile. Cavolo. Bici elettrica! A dopo! Si batte la fiacca, eh? Fonte a quota 2003 e stiamo salendo bene, adesso ci fermiamo un attimo perché non c'è fretta, il panorama è stupendo, adesso abbiamo appena abbandonato la vista del Gran Paradiso, a breve dovrebbe credo vedersi la punta Tersiva. Siamo quasi arrivati, cavoli che fatica, e vabbè, la vetta è veramente imponente vista da qua e queste bellissime cascatelle ci fanno capire che dal bivacco ci sarà acqua, che non è mai, spesso non è indicato nelle descrizioni, ma è una cosa vagamente importante, quindi insomma vi segnalo che al bivacco c'è l'acqua e niente, spero non sia pieno perché abbiamo incontrato parecchia gente. Eccoci arrivati al bivacchino finalmente, ci sono solo 4 persone, non è pieno per fortuna, bellissimo, materassi, coperte, cuscini, tavolino da un lato, tavolino dall'altro, fantastico, di legno poi che tiene bene il calore. Cooking time! Cenetta purtroppo intiepidita a base di noodles istantanei, pastina, io ho cacciato dentro il pollo in scatola della Simmental, è venuto un pastone incredibile. Tu cosa c'hai cacciato? La mortazza? Thank you.
Buongiorno a tutti. Dopo la solita notte da incubo, nel bivacco che alla fine sono arrivate altre 5 persone e quindi eravamo in 11 su 10 letti, e però per fortuna c'era un bambino, quindi insomma gli altri sono stretti, quindi gli ultimi arrivati ovviamente sono aggiustati. Alle 6, sveglia alle 6, colazione al gelo, adesso si prende un po' d'acqua, ovviamente gelata, e si sale alla volta della punta Tersiva. Sono quasi al passo della Tersiva, che è 3.003, e ormai manca più poco, ma è veramente dura. Cavoli, sto patendo parecchio l'altitudine, non ero più abituato, e mio fratello invece è già al colle, lui sale su bene. Io vado pian pianino, insomma, però gli ultimi 200 metri sono veramente tosti. Meno male che il panorama è incredibile. Eccoci tornati al bivacco. La salita è stata un calvario, mamma mia, tra un freddo polare, un vento pazzesco, c'era il terreno ghiacciato e l'altitudine che l'ho patita tantissimo. L'ultimo pezzo salivo tipo 10 passi alla volta, poi mi fermavo, però vabbè, poi il panorama ha quasi, diciamo, ripagato tutti gli sforzi. È stata abbastanza un'impresa per come stavo, per quanto ho patito. E adesso siamo scesi giù, il sentiero comunque sempre a salire è sempre abbastanza facile, diciamo, non ci sono punti esposti. In discesa bisogna fare un po' più di cautela, perché comunque abbastanza magari sullo scivoloso, e qua in questo punto bisogna fare attenzione alla possibile caduta di massi. E adesso pausetta, lui è già vestito da bici, scenderà senza fatica, scenderà giù in un'oretta. E vabbè, ci vediamo dopo.
ragazzi, sono devastato. Sono quasi arrivato alla macchina, mi mancheranno 5-10 minuti. Mio fratello in bici sarà già là da chissà quanto, sarà andato a ubriacarsi in qualche bar, beato lui. E vabbè, ma comunque giro pazzesco. E durissimo, la salita fino a 3.500 è stata veramente un'agonia. E non credevo, pensavo di essere un po' più in forma, ma quanto pare no. E però vabbè, poi ci sono questi panorami veramente mozzafiato che ti ripagano dello sforzo, di tutta la fatica, il sudore. E il maltratto che poi mi è piaciuto di più, paradossalmente, invece la discesa in questo vallone infinito, questi prati a perdita d'occhio, e con poi adesso il Gran Paradiso davanti, sempre davanti, insomma, veramente dei panorami incredibili. E niente, dai, vi saluto, ci vediamo al prossimo giro, alla prossima avventura. Adios ragazzi. Piccolo, andiamo? Il gattino camminatore, vieni, andiamo, andiamo. Gatti da trekking, sì. Andiamo, Luna, vieni.